Allora, invece adesso la parola, prima di arrivare all'oggetto sociale, cioè scuola di liberalismo, che cos'è la libertà? Perché se non partiamo da quello, e di questo si occuperà Angelo Maria Petroni, che in questo campo è sempre per noi il migliore, che c'è la favola della libertà come la racconta lui, non c'è nessun altro, e quindi non è... Mamma mia, questo... Proviamo a metterla al contrario, ecco, forse così funziona meglio. Ma a parte tutto questo, come vi dicevo, il più affezionato della vasta platea, del vasto, più che in platea non stanno, stanno in cattedra, della cattedra vasta della Fondazione e della Scuola di Liberalismo, è Antonio Martino. Antonio, ma ti ricordi ancora quel lontano 1988 in cui il giovane Virgulto... No. Con calma. Allora, intanto vorrei ringraziare Enrico Morbelli, perché venendo qui ho avuto la possibilità di ritrovarmi, funziona, di ritrovarmi assieme a tanti amici di lunga data. Anzitutto però vorrei ringraziare il presidente Mario Lupi per le cortese parole, per il ricordo che ho voluto fare di mio padre e di mia sorella. Ma Nicola Porro, nel 94, Nicola Porro venne con me al Ministero degli Esteri, andò all'ufficio stampa. Avevamo dei problemi con Nicola, perché intanto guidava l'automobile con una patente americana scaduta, non si voleva laureare, non si abbottonava i polsini e non si allacciava la cravatta. L'ho affidato ai carabinieri della scorta, che lo hanno costretto a prendersi la patente, costretto a laurearsi, sono riusciti a convincerlo a abbattonarsi i polsini, la cravatta non abbiamo avuto successo, poi il governo è caduto e la cosa è finita. Comunque Nicola da allora è diventato, è sempre rimasto spiritoso, eccetera, però è diventato formidabile, perché Virus è una trasmissione straordinaria, lui la conduce con una verve eccellente, lui ed io dovremmo fare un spettacolo. Allora, vieni avanti Martino! Quello che stiamo facendo. Poi con Domenico da Empoli ci conosciamo da quando lui era assistente volontario del professor Cesare Cosciani e io assistente volontario del professor Giuseppe Di Nardi all'Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma. 50 anni fa esisteva solo l'Università di Roma, ora la chiamano la Sapienza per distinguerla dalle insipienze che sono le altre università. Angelo Petroni, perché devo dire qualcosa su Enrico Morbelli, perché io dal 1988 sono la vittima designata di Enrico Morbelli. Avessi ricevuto un centesimo uno di compenso in tutta questi anni, ho promesso un vitalizio. Ma che vitalizio? Che guarda, io ho sempre pagato le tasse sui vitalizi che non mi davi, quindi non me ne dare più. Fra Morbelli e me ci sono delle differenze. La prima è geografica, perché lui è nato a oltre 1500 chilometri a nord da me. Lui è nato più vicino alla Francia che a Roma, io sono nato più vicino a Tunisi che a Roma. Per me il Piemonte comincia da Caserta, va da Caserta in su, tutto Piemonte. Tutto Piemonte. Una cosa che me lo rende simpatico è il fatto che è piemontese. E io, se non fossi nato siciliano, orgoglioso di essere siciliano, avrei voluto nascere in Piemonte, perché il Piemonte è la regione più liberale d'Italia. La provincia grande, quella di Cuneo, quando c'era la vecchia legge delle amministrative, vedeva una lista di maggioranza liberale, una lista di opposizione, anch'essa liberale. Ha espresso un sacco di liberali di grande livello. Non so se sia un produttore di vini, ma i piemontesi in genere sanno apprezzare i vini. Ora i vini li facciamo anche... Ma bevitore sì. Beh, consumatore... In verità ero anche produttore, ma adesso conferiamo le uve alla cantina sociale. Io sono... In ogni caso, Dolcetto d'Acqui e Barbera del Monferrato, è un invito all'acquisto. Dolcetto d'Acqui rispetto al Dolcetto d'Alba è assolutamente inferiore. Io sono un fautore che i grandi vini rossi sono o piemontesi o toscani e adesso anche siciliani. Detto questo, c'è una differenza invece sostanziale che interessa questo corso fra Enrico e me. Enrico è molto più interessato a quel sottile filo che tiene assieme liberali di tendenze diverse. Cioè lui vuole evidenziare l'elemento comune che esiste fra persone che si dicono liberali ma che hanno in comune molto poco. Si diceva liberale John Maynard Keynes e liberale si diceva il mio maestro Milton Friedman, ma le teorie dell'uno e le teorie dell'altro non sono necessariamente analoghe.
Keynes era un genio, certamente, un uomo di grande cultura e così via. Ha anche azzeccato una delle più importanti profezie del XX secolo, perché quando abbandonò Versailles in dissenso con la posizione inglese che sosteneva di imporre queste riparazioni alla Germania, scrisse un pamphlet sulle conseguenze economiche della pace in cui prevedeva quello che sarebbe successo. Le riparazioni erano troppo onerose per la Germania, questa avrebbe fatto rinascere, provocato una crisi in Germania, rinascere il nazionalismo tedesco, e quindi questo avrebbe portato di nuovo alla guerra. E puntualmente questo accadde. È vero che la motivazione per cui sostenne questa tesi, poi confermata dalla storia, non erano nobilissimi, aveva una relazione omosessuale con un membro della delegazione tedesca, ma questo non c'è. Ho dimenticato di salutare Giuseppe Vennisi, mio carissimo. A proposito di omosessuali, no? No. Di tedeschi. E keynesiani, poi. Keynesiani. Mentre Enrico è interessato all'elemento comune fra liberali di opinioni diverse, io sono enormemente più interessato alle differenze. Alle differenze. Per me ciò che distingue un liberale da un altro è molto più importante di quello che hanno in comune. Chiamare liberale, se ci limitiamo agli italiani, Valerio Zanone e Antonio Martino, significa nominare due sciocchezze, fare una scimmia. Va bene, l'applauso che va adesso ripetuto è a Valerio Zanone, il quale sta male, sta a Torino, non è venuto qua perché altrimenti sarebbe qui e si divertirebbe con a battibeccare con Martino, cosa che continuate pure ad applaudire, gli applausi non sono tassati, andiamo. Vai. Comunque grazie per questo invito a cui, come vedi, ho aderito. Sono arrivato con un quarto d'ora di ritardo perché questo è un posto che se non hai una guida indigena non riesci a trovare. Ci vuole uno che abita da queste parti, ti spiega come ci si. Vabbè, è tutto qui. Beh, non è tutto qui, perché noi ad Antonio Martino e a Nicola Porro abbiamo voluto averli qui, ma a tutti e due noi vogliamo dare ringraziamento attuale, non dare, sembra che gli dobbiamo dare qualcosa, no? Sono solamente dei pensieri, solo dei pensieri affettuosi. E un paio di domande alle quali preghiamo di rispondere in maniera che poi possiamo liberare, anzi la prima domanda la facciamo a Nicola, in maniera che poi lui possa andare a fare il suo lavoro, che andremo, ci abbiamo anche un gelato di quelli senza fili. E allora la domanda che tutti quanti, vedendo la trasmissione, cioè nel fargli complimenti non tanto per quello che dice lui, ma per quello che è riuscito a portare dentro, cioè direi che forse la chiave più divertente è il finale, non è in coda venenum, in cauda venenum, ma in coda c'è il buono della trasmissione, chi riesce ad arrivare oltre la mezzanotte si becca intanto un grosso critico d'arte, ma soprattutto al di là del pazzo che tutte le settimane ci racconta qualche cosa di artistico, ma i personaggi che è riuscito a scovare, che sono uno più interessante dell'altro. E la domanda è questa: chi ti ha trovato tutti quei personaggi sconosciuti ai più, che poi abbiamo scoperto essere invece il motore della nostra economia? Tu ti stai riferendo ad Antonio Martino? Ti stai riferendo ad Antonio Martino? No. Chi mi ha aiutato a scovare Antonio Martino? No. La scuola di liberalismo dell'88. Nell'88 no, ma quello, ecco, chi è che ti organizza, chi è questi personaggi. Guarda, che porti alla fine? E questa è la prima parte della domanda. La seconda: quali sono le difficoltà che ha uno libero come te di trovarsi in una gabbia della RAI, nella quale io ho vissuto, tra l'altro ci sono stato benissimo, ma insomma è un po' una gabbia. Allora, vi sembrerà ridicolo, ma ci sono due libri che io lessi da ragazzino, prima dell'88, di Ayn Rand. Uno dice Who is John Galt, che è un modo di dire che conoscono in tre, cioè solo quelli che hanno letto la Rand. Ayn Rand. Soltanto noi, però, non so quanto. Who is John Galt sarebbe questo personaggio, questo modo di dire del, mi sembra, Fountainhead, non Atlas Shrugged, uno dei due libri, e questo è il grande Atlas Shrugged, in Atlas Shrugged è uno dei grandi, io non posso parlare inglese davanti al professor Martino, perché io è vero che ero all'ufficio stampa, giravo sempre con lui e giravo il mondo col professor Martino, e a un certo punto Fulci, che era un ambasciatore che con Martino era nel Nazionale, se lo ricorda Fulci, ovviamente. Fulci
parlava l'inglese peggiore del mondo. E di fronte a Martino, no, ma lo teorizzava. No, ma allora lo teorizzava, perché mentre il professor Martino, io mi ricordo il suo discorso delle Nazioni Unite, era un discorso perfettamente, cioè sembrava un inglese. Fulci parlava lì con queste delegazioni di kazaki, di Niger, non parlavano inglese, non doveva parlare inglese, doveva parlare, doveva farsi capire da loro. Si ricorda quanti voti prendemmo al Consiglio di Sicurezza a quell'epoca? 173 su 173. È una cosa pazzesca. Tra Martino mi ha fatto fare in due giorni 70 incontri bilaterali, 70. Aveva Fulci. Le cose scritte a un certo punto, se non c'era lui quello, non sapevi. Vado a fare una conferenza stampa e un giornalista mi fa: ma come pensate di salvare la democrazia nel vostro paese quando ammazzate gli avversari politici? Dico: ma scusi, di quale paese crede che io sia? Dice: del Messico. No, io sono italiano. E questo... Però viene fatto in altre vie. Comunque questa è una digressione per dire che non si deve parlare mai in inglese con il professor Martino, e anche se si è ambasciatori. Però lì, in quel libro c'è un eroe positivo, che è l'imprenditore sconosciuto, quello che inventa delle cose che la società non riconosce. Allora, quello che ho pensato alla fine, proprio in quello che si chiama format, che è originale di questa trasmissione, cioè che me la sono inventata sostanzialmente io, è che c'è una prima parte in cui c'è il chiacchiericcio della politica, che comunque è fatto contrapponendo due posizioni completamente diverse. Nella mia testa, Bacata, il socialista e il liberale, quindi potevo mettere insieme Zanone e Martino, esatto. Nella mia testa. Il socialista è chiaramente Zanone. Ma no, lo dico con rispetto delle due posizioni, perché si parlano e si dialogano come hanno dialogato nei congressi del Partito Liberale per anni Martino e gli altri. Questa è la prima parte. La seconda parte, quando faccio vedere cos'è la politica, che è necessaria, perché comunque io sono uno di quelli che pensa che sia necessaria quella roba là, dico: però attenti Boni, perché noi veniamo da una tradizione, da una cultura, nell'ultimo Bloch, nel difendere l'indifendibile, in cui difende, per lui per esempio Serpico è un eroe negativo. Avete presente il film Serpico, il poliziotto corrotto? Dice: ma quello è un deficiente, e avevano ragione gli altri poliziotti. Le prostitute sono perfette per lui, il pappone, cioè leggetevi di difendere l'indifendibile, non tanto, però alla fine gli fa un mea culpa. Ma dice: non bisogna impedire atti di capitalismo fra adulti consenzienti. È questa la tesi di Walter Bloch. Però cosa dice lui? Dice: però io sono un libertario, però sono anche un conservatore culturale, cioè il fatto che io possa permettere che mio figlio, che la società si possa o che mio figlio possa o che la società possa drogarsi, non vuol dire che io educhi mio figlio a non fare quelle cose là. Sono due temi completamente diversi. Quindi io che cosa sono in questa trasmissione? La prima parte, la politica che è necessaria. La seconda parte, cioè questo è uno dei paesi più belli del mondo, io lo penso senza retorica. E chi prendo per raccontare questa cosa? Cioè la nostra tradizione, la nostra cultura, un pazzo che è Sgarbi, ma che ha una grandissima capacità di spiegare l'arte, che veramente è invidiabile, conosce l'arte, i quadri e le sculture in maniera unica. Quindi se lo togli dalla politica e lo metti sul suo mestiere, lui è straordinario. E la terza parte, quindi la politica che dibatte, l'arte che è la nostra cultura e la nostra tradizione che è stupenda, e poi gli imprenditori, cioè quei John Galt che nessuno conosce, grazie ai quali ci sono posti di lavoro e ci sono gli stipendi per magistrati, burocrati giornalisti. Quelli che sono quelli che prendono i soldi dei contributi pubblici, grazie al lavoro di questi qua. E vi assicuro che il 90% degli imprenditori che io intervisto considerano, perché me lo dicono tutti: chi è il tuo primo nemico? Mi dicono tutti, come John Galt, lo Stato. E questa è una cosa che non è, cioè non è che li ho presi delle liste elettorali del Partito Liberale dell'88, perché questi votano alcuni a sinistra, altri a destra, cioè non è un fatto politico, è un fatto direi proprio di lavoro. E quindi questa roba qui per me è fare una trasmissione liberale in Rai. Riguardo alla questione perché come faccio nella Rai, la cosa è molto semplice. Io avevo due possibilità per entrare in Rai. La prima era quella di comprarla, il che non era possibile, e la seconda era quella che Berlusconi non contasse nulla, perché io non sono sufficientemente berlusconiano per andare in Rai, ma non sono neanche sufficientemente vicino alla sinistra, anzi sono lontanissimo dalla sinistra per essere un anti-berlusconiano. Quindi è successa una cosa incredibile, cioè il governo che ho maggiormente criticato sul giornale, cioè quello di Monti, ha messo come direttore generale un signore che non aveva nulla a che fare con la politica, perché con tutti i suoi limiti, ma Gubitosi non aveva nulla a che fare con la politica. E quindi Gubitosi che cosa ha detto? Con una mente un po' stravagante ha detto: prendiamo uno comunque liberale
e non ha seguito le due, cioè voglio dire il bipartitismo, e questo è stato quella specie di coincidenza per cui mi sono infilato. Quindi questo è avvenuto grazie a quella all'eterogenesi appunto dei fini, ma che finirà a giugno, luglio, quando finirà la dirigenza di Gubitosi, immagino, perché io non penso che ci sarà una voglia matta per, diciamo, il centrodestra di riuscire a riprendersi uno spazio in cui tutti i suoi esponenti, l'ultimo esponente, io devo intervisto questa sera, diciamo, uno di Forza Italia, l'ultimo esponente di Forza Italia, diciamo di Forza Italia, che ho intervistato a Virus, è il professor Martino. Voi capite che non posso andare avanti molto. No, stasera hai avuto una recidiva, il polsino sinistro slacciato, sbottonato. Uno slacciato, no. Ecco. Bene, allora questa sera chi è che il manager è uno che in realtà è un po' troppo green, quindi mi piace poco, perché questo ha fatto questo signore terza media, c'è un'azienda che fattura 120 milioni di euro, uno sconosciuto, terza media, faceva il meccanico ed è il più grosso fornitore di erbe medicinali d'Europa. Nessuno di voi sa, e sta in un cacchietto di posto a Firenze. Cannabis terapeutica, no? Eh? Non cannabis terapeutica. Glielo chiedo? E sai che cosa mi dice? Perché glielo chiedo? Perché glielo chiederò, io sono un antiproibizionista, chiaramente. E gli chiederò, lei che cosa ne pensa? Perché io ho nelle mie domande di questa sera, e lo vedrai, scusi, tutto bello, mi usa le ortiche, mi usa il papavero, mi usa tutte queste robe qui, che a me ci credo poco perché io amo la chimica, ma marijuana? E lui dirà, non vedo l'ora che mi permettano di poterla coltivare, perché io so che è esattamente nelle sue corde. Il problema suo è che contro gli OGM e che invece io però non si può avere tutto, non si può avere tutto la vita, non possiamo tenerlo oltre. Sarei venuto a ricordare la cosa, ma avevamo anche una domanda prima di arrivare al tema, perché ci siamo, perché avevamo detto che alle 6 cominciavamo a parlare poi di libertà, ci abbiamo ancora un 10 minuti ad Antonio Martino, il quale preghiamo poi dopo di sfilare. Antonio, tu devi sfilare, andare là dietro dove c'è uno che si chiama Fontana, dove sta? Che si alzi, eccolo qua con la barba, lo vedi? Si è vestito della prima comunione, che deve farti un'intervista per il giornale di giurisprudenza degli studenti della LUIS, di cui tu a suo tempo sei stato anche non solo professore, ma preside della facoltà di scienze politiche, quindi ti tocca Enel. Ma la domanda da vecchio liberale quale io sono, anche se è vero la differenza è che io sono che tutti, purché io sono nato in un periodo in cui, quando dicevano, dire che uno era liberale era quasi un insulto, quindi nessuno si dichiarava liberale. Adesso sono tutti liberali, io mi sento molto contento, e lui, invece lui dice no, devi vedere quale liberale. Allora, se cominciamo a fare, questo è liberale con il neo a destra, quel liberale con il neo a sinistra, non se ne esce più, io sono tutti liberali e viva la libertà. Ma la domanda è come un liberale oggi si sente all'interno di un partito che ormai è un po' sbragato. Noi ci abbiamo sognato per qualche mese, qualche anno, un partito liberale di massa, di Forza Italia, che cosa c'è rimasto di liberale? Antonio. Partito è il participio passato del verbo partire, è partito per ignota destinazione. Però ti faccio io una controdomanda. Aia. In quale altro partito politico italiano potrebbe militare un liberale? In quale altro partito politico italiano esiste un tasso di liberalismo superiore a quello di Forza Italia? Con questo non voglio dire che ce ne sia tanto, è un tasso bassissimo di liberalismo, ma vorrei ricordarti che quando nel 95 i deputati di Forza Italia votarono per eleggere il loro capogruppo, io presi 39 voti, cioè più di quanti deputati avesse mai avuto il Partito Liberale Italiano. E questo è vero, però parliamo di oggi. Non fui eletto naturalmente, ne eletto Pisano. Sì, ma ecco, come può rinverdire l'erba liberale nel prato berlusconiano? A differenza di Nicola Porro, che ho percepito oggi essere vagamente pessimista sui nostri tempi, io sono invece fortemente ottimista, perché è vero che la situazione demografica, culturale, economica, sociale e politica dell'Italia indurrebbe persone di nervi deboli a buttarsi dal balcone, ma è altresì vero che c'è un fiorire di pubblicazioni di libri
di ispirazione liberale, riviste online e non online di ispirazione liberale, incontri di giovani liberali. Ci sono tantissimi giovani liberali entusiasti. Nicola Porro, che le sue letture le ha fatte, avete sentito, lui ha letto Rothbard, ha letto Nozick, ha letto Ayn Rand, eccetera. Di ragazzi che leggono queste cose in Italia ce ne sono centinaia, se non migliaia, e sono persone in gamba. E questo è il problema, che essendo persone in gamba, prima o poi trovano un magnifico posto, lavorano e abbandonano la politica. Ed è così. Io sono entrato in politica per legittima difesa. Siccome la politica si occupava di me, ho deciso io di occuparmi di politica per impedirle di rovinarmi la vita. Vabbè, merita l'applauso conclusivo in attesa di un brindisi che per lui sarà acqua fresca. Voi sapete che il professor Martino ha una caratteristica molto nordamericana, ha sposato una donna d'origine scandinava, e non scandinava come voi dite, scandinava come si dice al giornale radio, si dovrebbe dire. Ebbene, lì c'è, si va sul pesante, cioè il whisky e il suo, la sua acqua minerale. Stasera invece brinderemo con dello spumante, ma devi aspettare, per lui sarà acqua fresca, però, e noi... Io lo tuo spumante ci pulisco il parabrezza, ecco. Grazie. Però volevo dire una cosa, Enrico, scusami, io vorrei chiedere scusa al presidente della fondazione, a te, ho già chiesto scusa ad Angelo, mi scuso con... Però devi andare 10 minuti con lui. Vado 10 minuti e poi, me la squaglio. Va bene. Mi perdonerete. Allora, brillerò per la mia assenza. Allora, noi ringraziamo ancora Antonio Martino. Grazie Antonio, c'è sempre. Però il giovane Fontana col suo amico devono prenderlo al volo. Cedono due posti a quelli che stanno là in fondo. Qui ci sono tre posti qua davanti. E non ho capito perché non avete portato un altro paio di sedie attaccate al tavolo. Perché se no tutti in fondo. Ecco, portate qua. Portate mentre loro vanno a intervistare là dietro, come da vedere, perché là in fondo è un macello. Bene, e siamo arrivati al tema, cioè il tema della prima lezione, ricordando a tutti voi che poi dopo dovete, le iscrizioni si fanno là in fondo, metti di là, lascia un altro posto, qui ci sono altri posti, abbiamo tre posti qua davanti, bene, avanti, ecco. E voglio ricordarvi che vedete lì Nicola Iannello con giacca chiara, perché è quello che farà la seconda lezione, cioè lunedì prossimo. E poi dopo noi abbiamo voluto cominciare prima di Pasqua, perché altrimenti saremmo scivolati addirittura a giugno, ecco, quindi poi dopo ci rivediamo subito dopo Pasqua. Questo per dire che in pratica c'è un 1-2 come sul ring, e poi dopo ci rivediamo dopo Pasqua. E c'è una serie di cose che vi volevo dire, ma ve le dirò poi prossimamente man mano che andiamo avanti, ma una ve l'anticipo subito: badate che il calendario è tutto vero, quello che è stampato sulle locandine che potete prendere di là, i volantini, meno la lezione del professore Lanchester, che invece del giovedì, per suoi famosi, come si dice sempre, improrogabili motivi, scivola il giorno dopo, il venerdì. Ma quindi sempre fisso è martedì, giovedì, meno quel giorno. Basta, questo vi volevo dire.